collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Madonna di Campiglio, Val di Sole, Ponte di Legno Tonale. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi e invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed ora anche sul nostro canale Sportador.tv sulle smart TV europee di ultima generazione. Siamo in onda su queste nuove TV 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tutto il palinsesto on demand. In questa puntata parliamo di neve, montagna e sport invernali. Sciate con noi! Un saluto a tutti gli amici di Sport Outdoor TV. Seguiteci! Una delle figure importanti nel mondo della neve è il maestro di sci. Siamo con Maurizio Bonelli, che è il presidente nazionale dell'AMSI, Associazione Maestri di Sci Italiani. La figura del maestro di sci italiano e la scuola italiana è una delle migliori al mondo, e questo, presidente, credo che sia una delle più grandi soddisfazioni. Noi italiani migliori al mondo, un premio riconosciuto da tanto tempo, 15.000 maestri di sci, una figura mitica con la Valanga Azzurra negli anni 70, e una figura, nonostante 50 anni di vita, ancora il suo perché, ed è una figura importante del maestro di sci nelle montagne italiane. Assolutamente sì, 15.500 maestri di sci dislocati su tutto il territorio nazionale, Alpi, Appennino e addirittura nelle isole in Sicilia. Figura carismatica, figura che è diventata il riferimento nella montagna, del turismo montano, è il professionista della montagna. A livello internazionale i maestri di sci italiani sono fra i migliori. Dire che siamo i migliori sarebbe un po' forse esagerare, ce lo devono dire gli altri, però le competizioni dove ci hanno visto protagonisti, l'Interski per esempio, lì è emerso che effettivamente la scuola italiana sci è fra le migliori, se non la migliore a livello nazionale. Quanto è importante imparare a sciare col maestro di sci? È importantissimo, perché il maestro di sci insegna i fondamentali. I fondamentali sono le regole basilari dalle quali non si può prescindere in qualsiasi sport, e quindi il maestro di sci ti insegna i fondamentali, ti permettono poi piano piano di migliorare e di imparare a vivere la montagna, lo sci, e quindi approcciare delle piste più difficili, diciamo, che ti permettono però di vedere degli scenari spettacolari anche magari da solo, ma è fondamentale approcciare con il maestro di sci. Il maestro di sci una volta si sciava da novembre a maggio in certe località, poi spariva. Adesso, con il boom della montagna estiva, dell'outdoor, delle camminate, del trekking in montagna, il maestro di sci si sta evolvendo da figura solo invernale, solo per lo sci. Adesso istruttore di mountain bike, di camminata, di outdoor, vive la montagna tutto l'anno. Assolutamente sì, e poi è uno dei nostri impegni, cioè far vivere al turista, al frequentatore della montagna, un'esperienza emozionale di 365 giorni, dove il maestro di sci d'inverno lo porta sulle piste ed estate, o comunque nei periodi non invernali, lo porta a vivere comunque la montagna outdoor, come dicevi giustamente te, in continuità. Quindi una fidelizzazione che permette poi al turista di mantenere un contatto con la montagna, che la fa rivivere, e questo permette anche di non spopolare la montagna, cioè creare quell'indotto e quella possibilità di riconoscimento economico al maestro di sci che gli permette di rimanere in montagna e di farla vivere in sicurezza. In questo servizio parliamo del futuro della montagna dal punto di vista sportivo, dal punto di vista turistico, con un grande nome dello sport, la mitica Manuela Di Centa, campionessa plurititolata nello sci di fondo e ora presidente onorario del comitato World Winter Master Games, i giochi degli sport invernali a livello mondiale per i master. Poi ci saranno le Olimpiadi 2026, i master estivi nel 2027, i giochi olimpici 2028, tutto Manuela, insomma, abbinato sport e turismo, ormai è una combinata vincente per le nostre montagne. Tu sei presidente onorario di questi giochi mondiali, World Winter Master Games. Sì. Mi piace esprimermi nel senso di grande staffetta della nostra nazione, della nostra bellissima Italia, in particolare per il lavoro svolto in questo senso con il Ministero del Turismo e con il Ministro Garavaglia, che ci ha appena lasciati, che però abbiamo con lui impostato un grande percorso di unione, di staffetta, di lavoro comune tra quello che è il grande mondo dello sport, la forza dello sport e la forza del turismo, mettendo insieme
questo abbiamo iniziato dei percorsi e abbiamo raggiunto già delle mete, portando a casa eventi di vocazione fortissima turistica come i Winter World Master Games in Lombardia 2024 con un pezzo di Trentino, grazie ai loro trampolini e grazie alla parte di Nordico. Poi nel 2027 in Lombardia avremo la parte europea estiva dei Master Games con Open in tutto il mondo, e quindi avremo una sorta di piccolo mondiale, anche in questo 28 sport presenti, per sancire concretamente per quello che è un rapporto proprio in cui abbiamo sempre creduto, sport e turismo, per fare sì che lo sport, in questo senso parliamo di master, di persone che amano lo sport, che si divertono attraverso lo sport, vanno in competizione però lo vivono come un evento di scoperta del territorio, stare bene, divertirsi, andare con la famiglia, e in questo lo sport riesce a fare grandi cose perché i numeri sono davvero molto grandi. I Winter Master in Lombardia 24 avremo almeno 3.500 persone che vengono da tutto il mondo, quindi noi abbiamo anche per questo siamo riusciti a proporre un particolare evento, perché è un evento che mette insieme 9 comuni in 5 valli diverse della Lombardia, con un pezzettino in Pellizzano e in Vermiglio, quindi parte trentina. Anche valli, diciamo, che molto spesso non si sono parlate, che non hanno fatto lavoro comune, perché sappiamo che su per i picchi è sempre più difficile, no, fare del lavoro comune. Invece ci siamo riusciti, abbiamo fatto una bella sinergia, abbiamo lavorato insieme, i comuni e le comunità hanno avuto grande energia, grande entusiasmo nel lavoro comune e un po' la voglia di da parte di tutti noi, ma in particolare della montagna, di riprendere e di tornare a lavorare con entusiasmo nell'avere, grazie agli eventi sportivi, anche del movimento, insomma, ecco, rimettiamoci in gioco e insieme facciamo delle cose che non abbiamo mai fatto. Questo è un po' quello che è stata la spinta di tutti i sindaci, delle comunità e anche della regia del Ministero del Turismo, che ha fortemente voluto questo tipo di eventi e questa nuova sinergia, perché noi ci crediamo, noi vogliamo mettere insieme un po' il PIL dello sport con il PIL del turismo e vediamo un po' che cosa ne esce. In bocca al lupo, noi ci crediamo da 24 anni, parliamo di sport e turismo, perché invecchiamo c'è più voglia di stare bene, c'è di godere di quello che è il movimento, che certo fa piacere se uno vince, se va sul podio, ma io sono sicura, e noi avremo il premio anche per l'ultimo e per l'ultima. C'è spazio per tutti, basta per tutti. E basta stare bene con la salute. Esatto, e anche mangiare bene, poi fare un bel bagno, poi insomma vedere belle cose, ecco. Come le nostre montagne, come le nostre genti, come la storia dei nostri villaggi, dei nostri comuni, delle nostre comunità, le nostre tradizioni. Ecco, l'Italia è tanto questo, no? E allora mettiamolo a sistema anche queste cose belle che abbiamo. Sfondi una porta aperta da anni, complimenti, finalmente anche i politici ad alto livello hanno capito questo messaggio. L'alto livello è il livello più importante, che è quello della base, dei comuni, delle comunità piccolissime che hanno detto sì, in questo progetto ci siamo. In questo servizio incontriamo uno dei nomi più importanti del mondo della neve, Lino Zani, maestro di sci, ex istruttore nazionale di sci, il maestro di sci di Papa Wojtyła, quando andò a sciare negli anni 80 sul ghiacciaio dell'Adamello, il famoso Pian di Neve. Lino Zani ora è uno dei conduttori di un programma cult della neve, Linea Bianca su Rai 1, ed è parte anche di Snowbike, questa nuova disciplina che hai preso a cuore e che porti avanti. Non voglio parlare del Papa perché hai scritto dei libri, si sa tutta la tua storia, con i tuoi genitori gestivi questo rifugio, il rifugio dell'Adamello, conduttori Linea Bianca da tanti anni, Snowbike Italia, un'altra grande scommessa, Lino. È vero, guarda, mi sono appassionata a questa nuova disciplina, la stiamo portando e divulgando in Italia, perché è una disciplina che tutti possono fare tranquillamente, anche chi non ha mai messo gli sci si siede su una bicicletta a 4 punti d'appoggio e riesce a scendere facilmente su qualsiasi tipo di neve. Adesso stiamo facendo questa battaglia, per modo di dire, per far sì che in Italia si possa utilizzare questa, che si possa fare questa nuova disciplina dello snowbike,
con una legge, inserirla nella 363. Perché adesso è concesso solo nelle regioni autonome, giusto? In alcune regioni è già stato permesso, facendo questa aprendo la legge soprattutto, ma non vogliamo farla proprio, far sì che possa essere fatto in tutta Italia. Tutta Italia con la cooperazione assieme ai maestri di sci nelle scuole di sci, perché deve essere uno strumento di divertimento innanzitutto per i bambini, di avvicinamento allo sci e di, appunto, di passione. Ci sono tanti italiani che vanno in bicicletta, perché non andare in bicicletta sulla neve? Esatto, addirittura, come ti dicevo, è veramente facile, quindi, ma soprattutto per i bambini come primo approccio allo sci diventa molto più facile e molto più divertente rispetto a avere gli sci ai piedi. Quindi snowbikeitalia.it è il vostro sito per avere maggiori informazioni. E una curiosità su Linea Bianca, quando partiamo? Partiamo, guarda, a registrare verso fine novembre, andremo in onda alla vigilia di Natale con la prima puntata, addirittura proprio da Madonna in Campiglio, perché facciamo la puntata di Natale a Madonna in Campiglio. Con la mitica 3-3, che è una delle gare più importanti, e ti vedremo con la snowbike. Ti vogliamo, esatto, vedere? Sicuramente in una puntata parteciperò e farò vedere questa nuova disciplina. Siamo in Val di Fiemme, nella ski area, ski center Latemar Pampeago, con Luca Bertoluzza, direzione marketing di questa ski area, che è una delle tre eccellenze dello sci alpino in Val di Fiemme. Val di Fiemme è il paradiso dello sci di fondo, del turismo estivo invernale, la ski area del Cermis da Cavalese, una, poi l'Alpe Luce Bellamonte sopra Predazzo, e la vostra da Tesero, si arriva fino, appunto, anche in Alto Adige. Grandi novità per questo inverno dal punto di vista di impianti, di piste e dal punto di vista enogastronomico. Sì, lo Ski Center Latemar, diciamo, è l'area sciistica più vasta della Val di Fiemme. Quest'anno abbiamo importanti novità sia sotto il profilo sciistico che sotto il profilo gastronomico. Dal punto di vista sciistico parliamo di una sostituzione di seggiovia, la vecchia triposto campanile, quella di fronte alla più conosciuta Palasanta, è stata sostituita con una seggiovia esaposto, agganciamento automatico, tempo di risalita 1 minuto e mezzo, quindi molto veloce, 5 metri al secondo. Investimento complementare alla seggiovia, la nuova pista Campanile 2, una pista blu che è ideale per quei principianti che appena fuori dal livello camposcuola vogliono progredire verso piste leggermente più impegnative. Dal punto di vista gastronomico, la bellissima novità è il rifugio in Tresca, che è in cima proprio alla seggiovia Tresca, molto particolare dal punto di vista architettonico dell'arredamento, e dal punto di vista gastronomico sarà una chicca molto, molto bella. Un motivo in più quindi per venire in Val di Fiemme. Ci saranno le Olimpiadi nel 2026, ma voi vedete lungo, vedete avanti, anticipate quello che sarà il boom delle Olimpiadi. A Predazzo ci saranno le prove di salto combinata, in Val di Fiemme le prove di sci di fondo, ma voi dello sci alpino è la vostra, diciamo, cavallo di battaglia, e non dimenticate quanto è bello sciare con lo sci alpino. Ma allora, una ski area contemporanea non può mai fermarsi negli investimenti. Lo Ski Center Latemar negli ultimi anni soprattutto, insomma, si è rinnovato molto sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dei servizi. E le occasioni delle Olimpiadi potrà essere potenzialmente molto importante, perché, insomma, si raggiungerà il mondo intero a livello comunicativo, e quindi presentarsi al meglio sarà fondamentale, e si deve iniziare già adesso. Poi voi avete le Dolomiti Patrimonio Mondiale dell'Umanità e fate parte anche di Dolomiti Superski, che è il comprensorio sciistico più importante e più grande al mondo. Allora, essere sulle Dolomiti è una fortuna, perché, come dici tu Floriano, sono le montagne più belle del mondo, e su questo ci sono pochi dubbi. Il fatto di essere consorziati a Dolomiti Superski è una forza, perché quando nel mondo dello sci si parla di Dolomiti Superski si parla di garanzia di qualità, di garanzia d'apertura, di innovazione sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista del prodotto e dei biglietti, insomma, e delle infrastrutture. In questo servizio incontriamo l'amico Andrea Greco, fondatore nel lontano 1999 del sito dovesciare.it, uno dei siti all'avanguardia del mondo della neve. Andrea, come sarà questo inverno 2022-2023 dal punto di vista digitale, tu che presiedi questo mondo con ottimi risultati? Sì, sarà un inverno, speriamo, con tanta neve, ma lato nostro ci saranno tante novità.
nel senso che oramai tante stazioni si stanno avvicinando e evolvendo al dynamic pricing, quindi ci saranno, non ovunque ci sarà il vecchio caro prezzo fisso, ma sarà possibile comprare in anticipo e a prezzi sempre diversi. Una delle novità appunto su Dove Sciare sarà quello di poter guardare in anticipo i prezzi degli ski pass, di paragonarli, di confrontarli, magari di trovare l'offerta oggi in quella stazione, domani in quell'altra stazione, a secondo delle reali condizioni. Quindi un prezzo dinamico e paghi quello che sci, insomma un po' come nei viaggi aerei, ora si fa anche nelle località sciistiche, non vai più al botteghino a comprare, ma se ti organizzi e sei bravo dal punto di vista digitale e voi siete all'avanguardia, lo puoi fare con prezzi ridotti, riducendo anche il rischio inflazione, che è un po' il periodo difficile di questi giorni. Esattamente, e il nostro scopo sarebbe fare un po' quello che Vola Gratis fa per gli aerei e per i viaggi, cioè quello di confrontare i prezzi delle varie stazioni e trovare per quel giorno specifico l'occasione e comprare direttamente online, quindi saltando poi la coda e tutto quanto. Maggiori informazioni, sei stato bravo e specifico, ma chi vuole capirne di più deve andare sul sito dovesciare.it, che tra l'altro ha appena avuto un fratellino che sarà, o una sorellina, a seconda di come vogliamo considerarla, che è Dove Montagna, che è all'appena nata sezione anche per l'estivo. Una delle grandi novità per questo inverno nei gruppi sportivi militari è il passaggio del tenente colonnello Gabriele Di Paolo da comandante della sede invernale di Predazzo a comandante del gruppo delle Fiamme Gialle. Complimenti, colonnello. Grazie mille, è un, come dire, un grande responsabilità, gestiamo tutti i gruppi sportivi appunto delle Fiamme Gialle, quindi si aggiungeranno anche altre discipline proprio in relazione agli ultimi arruolamenti che stiamo facendo, quindi nel comparto invernale il curling, lo ski cross, lo snowboard, nel comparto estivo lo skate, per un'attività sempre più corposa nella speranza di mantenere contemporaneamente le nostre tradizioni e il supporto che tradizionalmente le Fiamme Gialle danno e vogliono continuare a dare al mondo dello sport italiano. Un suo grande risultato personale per la promozione, gli facciamo noi di Sport TV i complimenti per questa sua promozione e vorremmo sapere il ruolo che è fondamentale, crediamo, dei corpi militari nel mondo dello sport, sia della neve ma non solo. Ma il ruolo dei gruppi sportivi militari credo che sia sempre quello, ma vada, diciamo, nel corso del tempo anche implementato e anche, diciamo, reso più moderno in relazione ai problemi, alle sfide e a quello che abbiamo di fronte, all'evoluzione del nostro mondo. Noi dobbiamo essere in grado di mantenere, come dicevo, le nostre tradizioni, ma anche di essere capaci di essere al fianco delle federazioni sportive, dei nostri atleti, del CONI e di tutti i nostri stakeholder per cercare di portare lo sport italiano, che sta vivendo, come tutti sappiamo, un momento straordinario, a livelli, se possibile, ancora migliori e comunque a mantenere gli eccezionali risultati che sta conseguendo in questo periodo, fino, non ci dimentichiamo, alla grandissima sfida olimpica che ci attende fra 4 anni a Cortina, a Milano-Cortina. Milano-Cortina, ma Val di Fiemme, che è il Predazzo, è luogo... La casa della Guardia di Finanza, con la scuola alpina, con una tradizione centenaria. Anche per questo e anche lì dovremo far bene e speriamo veramente che rimboccandoci le maniche tutti insieme possiamo fare veramente un'edizione memorabile e come organizzazione e come risultati. Si parla di Milano Cortina, ma noi diciamo Milano Cortina Val di Fiemme, perché la combinata nordica e lo sci di fondo e tante discipline alpine sono in Val di Fiemme, dove voi giustamente avete la scuola alpina militare. Esatto, saranno, diciamo, delle Olimpiadi, per noi, giocheremo in casa e dovremo anche lì essere all'altezza dei grandi risultati organizzativi delle edizioni dei mondiali che si sono svolti con grandissimo successo e che hanno creato la tradizione dello sport nordico, dello sci di fondo e del salto nella Val di Fiemme.
Schirama Dolomiti ad Amello Brenta, un comprensorio sciistico che raduna 8 eccellenze turistiche del Trentino occidentale. Le 8 località sono, partendo da est verso ovest, Folgaria, il Bondone, Pinzola, Madonna di Campiglio, Folgarda e Marileva, Peio, per arrivare al passo del Tonale, Ponte di Legno. Siamo con Cristian Gasperi, che è il direttore delle funivie di Folgarda e Marileva, parte importante di questo comprensorio con 150 km di pista della vostra schiaria, fa parte ben 400 km l'intero schirama di queste 8 località, e voi di Folgarda e Marileva siete una parte importante. Come vi siete preparati per questo inverno difficile che arriverà? L'Unione fa la forza, un consorzio in auge da oltre 20 anni. Sì, l'Unione fa la forza, lo dici bene, prepararsi facendo il nostro normale lavoro, preparare le piste con novità, e ne abbiamo sempre tutti gli anni, agevolare anche i nostri turisti. Come consorzio Schirama lanciamo una serie di promozioni a inizio e a fine stagione. Ad esempio a dicembre le promozioni Free Ski consentono al cliente di andare in albergo e ricevere una formula dove soggiorno più sci, tutto incluso, a un prezzo molto accessibile. Stessa cosa poi da marzo in poi si ripete questa formula per agevolare appunto la formula all inclusive a prezzi abbordabili a prova di famiglia. Questo è ideale per chi fa la vacanza lunga la settimana, perché può sciare un giorno al Tonale, un giorno a Pei, un giorno a Folgarda e Marileva, Pinzolo, insomma può muoversi e con un unico ski pass, con un prezzo diciamo senza fregature, senza brutte sorprese. Esattamente, una formula blindata, come succede anche nella vacanza blu, no? Del mare, quando si va a prendersi il pacchetto, così è anche sullo sci. Poi noi di Folgarda e Marileva ci siamo specializzati un po' sulle famiglie. In questa grande ski area che è Campiglio Dolomiti di Brenta, una famiglia arriva, abbiamo tanti family park in quota nelle diverse località montane, con degli animatori che coccolano i vostri bambini tutto il giorno, perché se il bambino sta bene, allora sta bene ed è felice anche la mamma e poi anche il papà. Maggiori informazioni sul sito, Cristian? www.ski.it. Ciao, sono Lisa Vitozzi, biatleta italiana, un grande saluto a tutti gli amici di sportoutdoor.tv. Schirama Dolomiti ad Amello Brenta, Madonna di Campiglio. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola. Qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri. Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Road to Fiemme 2026. Val di Sole. È arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile, ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Schirama Dolomiti ti aspettano. Ponte di Legno, Tonale, Funivie Folgarida e Marileva. Zanice, fatti di sport. Val di Fiemme, Peio. Road to Winter World Master Games, Lombardia 2024. Dal 12 al 21 gennaio 2024, la Lombardia e il Trentino ospiteranno il più importante evento al mondo di sport invernali, riservato agli atleti over 30. Dolomiti Super Ski. Paganella Ski. We'll be right back.
Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Puntata di Sportador.tv tutta dedicata alla neve, montagna e sport invernali. Sportador.tv è la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed ora anche sul nostro canale Sportador.tv 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e on demand sulle più importanti smart TV europee e di ultima generazione. Noi ci vediamo alla prossima occasione. Ciao, arrivederci da Floriano Mobon. In collaborazione con Val di Fiemme, Peio, Dolomiti Super Ski, Paganella Ski, Funivie Folgari da Marileva.